Hello everybody, che ne dite se in questo video molto corto, questa volta lo prometto, facciamo semplicemente un video relax. Sono qua a Richmond, ho da fare del lavoro, da fare una cosa importantissima che devo mangiare online e magari facciamo una passeggiata qui intorno. Vi ho già portato a Richmond, ma così, pensavo di buttare di questo video così, chiacchiere magari se ne ho voglia dopo. Non so neanche se poi lo metterò online in realtà, però mi piaceva l'idea. Mangio qua adesso e poi andrò a prendermi qualcosa da mangiare per cena, quindi andiamo insieme e poi arriviamo a casa e andiamo insieme anche quello. Nel frattempo facciamo un po' di chiacchiere. Secondo me forse non viene un brutto video, vediamo alla fine, diamoci un voto, lo so non sarà altissimo, ci sentiamo dopo. Allora, facciamo un giretto qua sulla strada principale dove ci sono tutti i negozi. In realtà ce ne sono molti di più anche da quella parte, che è il pezzo che vi ho fatto vedere un po' prima quando ero sul bus. E ci sono dei punti molto carini qua. Uno dei punti belli è questo vicoletto, che è proprio una traversa della strada principale dove c'erano i negozi. E spero che riuscite a vedere qualcosa. Sto cercando di non far muovere troppo. Ed è molto molto carino. E in fondo di là c'è un piccolo parco, però vi porto lo stesso. Primo perché sono veramente belli. Questo mi piacciono molto, queste finestre, questi negozietti. E poi perché adesso quando giriamo l'angolo c'è uno dei punti più fotografati forse. Ve lo faccio vedere là in fondo. Sì, bisogna un po' in realtà andare un po' in fondo, però là dove c'è quel tendone verde c'è un pub con accanto là in fondo, con accanto poi due cabine rosse, molto bello, uno scorcio che trovate in moltissime foto. E niente, ributtiamoci sulla strada principale, ma passiamo invece magari da questa parte, che dite? Sì, diciamo di sì, dai, così invece di vedere i soliti negozi vediamo delle facciate di case, che sapete che a me piacciono sempre un sacco, sono quella che spia dentro le case, in tutti i miei video passeggiate lo faccio sempre. E quindi questo video potrebbe essere una mini passeggiata a Richmond dove spiamo nelle case degli altri. E sono già le 4 e io ho deciso in realtà di portarvi a casa, nel senso che facciamo due chiacchiere anche da casa, mi faccio un tè, qualcosa, perché non ho più voglia di stare in giro, anche se devo andare in un negozio perché vorrei comprarmi una maglia che mi serve per una cosa. E adesso da questa parte torniamo invece nella strada con i negozi, perché come dicevo, così voglio comprarmi un top, una maglia, non so neanche cosa, e poi magari non mi compro niente, però l'idea è quella. E quindi torniamo nella parte principale. Non fa per niente freddo. Sapete cosa stavo pensando? Che guardate che bello questo, che fino al mese scorso a quest'ora era già super buio. Bello questo, devo farlo vedere a Damian, così magari mi ci porta. Damian sta lavorando anche oggi e io intanto mi fermo a parlare perché mi piace farvi vedere questi scorci. Ok, e niente, mi distrago molto. Dai, come si fa a non distrarsi guardando questi bellissimi posticini? Allora, dicevo, sta lavorando molto e fa questi orari impossibili. Questa notte, boh, arriverà alle 4, alle 5. Quindi io ho tutta casa sua per me, per godermi tutto e niente, poi oltretutto mi prenderò anche qualcosa da mangiare, anche se lui mi ha detto c'è tutto in cucina, però io preferisco comprarmi qualcosina di che non ho voglia di cucinare, no, assolutamente, sapete che a me non mi piace. Quindi questo è il Richmond. Un motivo per cui vi consiglio sempre di venire in questo quartiere è perché vabbè, è turistico virgola tra virgolette, però sicuramente molto meno della parte classica dove tutti vanno a Londra, ed è da un po' più il senso quasi di paesino più che di città centro turistico. Quindi sicuramente i turisti vengono anche a Richmond, ma si sente molto meno quella parte un po' finta, no?
della parte turistica, eccessivamente turistica, si sente molto meno. Là in fondo c'è la stazione e direi che vi porta a fare un giro dove si vede il Tamigi. E quindi bisogna andare da quella parte. Quindi attraverso la strada ci vediamo tra un attimo. Allora, taglio di qua perché non solo recupero tempo, ma sapevo che c'era questa vietta con queste casettine. Ditemi voi se non sono meravigliose. Sono molto contenta di aver deciso di improvvisare questo video oggi pomeriggio, perché alla fine sto riuscendo comunque a farvi vedere qualcosa di grazioso e mi fa piacere. E quindi guardate che bello scorcio qui. Quindi ho tagliato un po', bellissimo anche questo, foto, così altro posto che mettiamo nella lista dove Jamie mi deve portare. No, in realtà poi vabbè, non è che mi deve portare lui, io ci vado anche da sole con gli amici, però non c'è problema, però siccome è vicino a casa sua approfittiamo. Ok, altri negozi, vedete cosa intendo? Qua ci sono anche, a parte i negozi classici con le grandi marche, ci sono comunque i negozietti un po' più, come si dice, indipendenti. Ed ecco qui un'altra traversa della via principale, molto carina. Adesso arriviamo là che c'è in fondo il giardino e la chiesa e mi piace molto. Questo è un quartiere molto bello, Richmond è un quartiere molto bello di Londra, è sempre stato così, sarà sempre così. Certo, negli anni tutti i posti cambiano e molte cose magari, come in tutti i posti, erano più belle prima, però è sempre un bellissimo quartiere. Ok, vi faccio vedere questo bel giro qua dietro, bello tranquillo. Sono molto contenta che vi piacciono questi video passeggiate, perché li trovo più reali, anche se la qualità diventa, si abbassa molto, però anche improvvisate, quando poi dopo vado a casa facciamo due chiacchiere al volo, sono molto più carini. Ed ecco qui, allora là, sempre ad uno degli incroci sulla strada principale si scende, c'è questa strada e andiamo direttamente al Tamigi, però vi voglio fare vedere proprio questo piccolo percorso perché è comunque molto carina anche la strada e la cosa bella è che sta scendendo il sole, dai, se magari siamo fortunati ci becchiamo anche il tramonto. No, forse è un po' troppo presto per quello, però è comunque molto bello. Vediamo se la marea è alta, sembra abbastanza alta, non so se sapete come funziona, se la marea si alza e hai la macchina parcheggiata lì, ciao, e la marea va su, ovviamente, adesso non è che me ne intendo, comunque penso che sia collegata alle cose lunari, non lo so, non me ne intendo assolutamente, però. E questo pub che vi farò vedere all'angolo, dove oltretutto si mangia benissimo, ho fatto un pranzo un paio di anni fa con i miei genitori anche. Questo pub all'angolo, dove si mangia anche molto bene, molto spesso ha l'acqua fino alla finestra. Allora, siamo arrivati, Damien me l'aveva detto, effettivamente c'è la partita di rugby Wales contro England, I think. Non sono... Sì, mi sembra che sia England... Wales, quindi i pub oggi stanno così, tutti i pub oggi, tutti, non tutti però, quindi questo è, guardate se non è meraviglioso qui. Ho deciso di venire da Whole Food a cercare se c'è qualcosa da mangiare che mi piace. Volevo dirvi una cosa che mi fa troppo ridere, allo stesso tempo mi innervosisce. Ci sono delle persone che fanno i video da Londra o da tipo anche US, può capitare, che vanno a fare la spesa a Whole Food Market e poi vi dicono guardate qua il cibo a Londra quanto costa, che prezzi indecenti. Come se vi facessero credere che Whole Food
è un supermercato normale, nel senso non è un supermercato, una catena che tutti vanno a fare la spesa qua, ha dei prodotti di un altro tipo di qualità, provenienze eccetera, che ovviamente alza i prezzi. A parte che questo è il reparto della roba già pronta, e questo è un altro discorso. È come se in Italia voi andate a fare, non so, la spesa proprio in un grande supermercato che ha solo roba organica oppure molto particolare, ricercata, cioè, capite? E poi dite che i prezzi in tutta Italia sono così pazzeschi, orribili e inguardabili, perché fate credere alla gente che in tutta Italia sì, quello è la normalità nei supermercati. Ecco, a me questa cosa mi fa imbestialire. Molto spesso questi video vengono fatti proprio per avere più visualizzazioni, per cercare più commenti, soprattutto perché questi video vengono molto amati dalla gente che si deve sfogare sui social e quindi comincia a insultare oppure legge solo il titolo, queste cose di cui abbiamo già parlato. Quindi sì, sono venuta in questo supermercato rinomato per essere un po' più caro degli altri, decisamente su alcune cose, non su tutto, ma perché ha un altro tipo di qualità, un altro tipo di prodotti. Quindi adesso mi faccio un giro e vedo se c'è qualcosa di sfizioso che mi piace per questa sera. Però ci tenevo a farvi questo discorso. Di qua qualcosa che mi attira? Vedremo, adesso ci guardo. Facciamo anche una precisazione: questo mi sembra molto molto più piccolo degli altri, che solitamente sono molto più grandi, ma c'è anche il piano di sotto. Facciamo un giro anche al piano di sotto. Chiacchiere, una breve passeggiata per Richmond, che è sicuramente un quartiere che vi consiglio di visitare, soprattutto se non è la prima volta che venite a Londra. Non focalizzatevi sempre, fossilizzatevi sempre nei soliti posti super turistici, zona 1, zona 2. Richmond si raggiunge in modo super veloce, è Londra, è anche relativamente una parte piuttosto centrale di Londra. Comunque, ed è un quartiere molto bello, molto più caratteristico, come dicevo, un pochino molto meno turistico, non so se funziona come frase, ma ci siamo capiti. E niente, io adesso mi passo questa serata con il mio tè e vediamo se poi il prossimo video potrebbe magari essere più interessante, meno interessante, non lo so. Voi comunque, se avete suggerimenti, sapete sempre che potete lasciarmeli, e a me fanno sempre immensamente piacere. Bye!